Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta, rivela la verità. Vediamo questa lettura dei tarocchi. Quello che devi fare è scegliere o il Buddha o la piramide o la stele. Quindi scegli o Buddha o piramide o stele. Allora, togliamo temporaneamente la piramide e la stele e partiamo dal Buddha. Perché ho scelto il Buddha utilizzando i tarocchi, gli oracoli, sì. Gli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, mescoliamo le carte. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. Ricordo che le letture estese sono valide nel momento in cui vengono fatte, ma nel momento in cui vengono viste. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. Quindi mescoliamo e vediamo un po' cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, mescoliamo, tagliamo, giriamo e andiamo a vedere che ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, beh, molte persone pensano, o comunque dicono in giro che tu sei un po', non dico pazza, però sei un po', diciamo, possiamo dire, al di sopra delle righe, una personalità estroversa. Beh, qua ci possono essere diverse gradazioni, diciamo. Comunque sicuramente che non sei una personalità, una persona classica, che non sei una persona tradizionale, insomma, che sei un po' sopra delle righe, un po' folle in qualche tua scelta, in qualche modo di fare, che non vuol dire negativa, ovviamente. Però qualcuno potrebbe pensare che sei poco affidabile, qualcuno potrebbe pensare che sei eccessivamente emotiva, qualcuno potrebbe dire che sei eccessivamente trasgressiva, qualcuno potrebbe dire che sei eccessivamente instabile. Insomma, non la classica, come dire, donna di casa, diciamo così, o viceversa per un uomo, perché poi questo vale volendo anche per gli uomini, cioè mutatis mutandis. Non dicono quello, poi che sia vero o che non sia vero, è un altro discorso. Teniamo presente che quello che gli altri dicono spesso è una proiezione, no? Facciamo un po' da specchio agli altri. Però questa è la sensazione che perlomeno la maggior parte delle persone hanno e che dicono. Non ti percepiscono come una donna forte, una donna con una forza eccessiva, cioè una donna che ha, diciamo, sicuramente dei suoi obiettivi, delle sue cose, ma tendono a percepirti un po' o a dire che sei un po' debole, debole in che senso? Nel senso del carattere, nel senso è un po' collegato anche all'altra situazione, cioè una donna un po', come dire, che non sa affrontare da sola tutte le situazioni, insomma, che la vita gli pone davanti. E questa è un'altra cosa che, diciamo, è legata al fatto che magari molte persone pensano che tu voglia cambiare, che tu voglia modificare, fare un cambiamento radicale. Pensano che tu voglia, che il tuo obiettivo, dicono che il tuo obiettivo è quello di tagliare via, diciamo così. Questo da un punto di vista sentimentale affettivo, ad esempio, potrebbe essere una persona che pensa che tu vuoi chiudere la relazione con lui, che tu vuoi cambiarla, che tu vuoi, cioè che tu vuoi ottenere un cambiamento drastico e repentino nella tua vita, insomma, che vuoi cambiare vita. Magari l'hai detto tu, magari lo pensano loro, ma è quello che dicono fondamentalmente. Ma cerchiamo di approfondire utilizzando gli arcani e utilizzando i tarocchi Zen di Osho. Quindi approfondiamo utilizzando i tarocchi Zen di Osho. Vediamo un po', ti sei mai chiesto cosa dicono? Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta.
Ovviamente anche per gli uomini è valido, lo faccio al femminile, ma valgono anche per gli uomini. Allora, tagliamo. Allora, vediamo un attimino cosa ci dicono. Sicuramente dai però l'impressione di una persona che, dicono, una lottatrice, non una che molla, insomma. E questo è anche importante. Molte persone dicono che sia una persona amichevole, che sia una persona socievole. Quindi da quel punto di vista lì della socievolezza, dell'amichevolezza, hanno una buona opinione, molti dicono anche questo. E ti vedono un po' lenta, diciamo, talvolta nel prendere le decisioni o nel fare le cose, insomma, magari pensano che sei un po' lenta o viceversa, che dovresti rallentare un po', perché questo potrebbe essere un simbolo letto nelle due cose. Quindi comunque nella velocità di esecuzione delle cose, perché se è vero il verso, è vero anche l'inverso. Ma approfondiamo ancora con gli oracoli dei registri akashici. Se mi hai chiesto cosa dicono gli altri di te, scegli una carta. Rivela la verità. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. Rivela la verità. E vediamo un attimino cosa viene fuori da questa lettura. Tagliamo e andiamo a vedere. Allora, ma qualcuno dice che quello che ti capita te lo sei cercato. Questa è un po' la cosa. Insomma, per uno qualcosa di karmico, comunque in linguaggio popolare, diciamo, quello che gli capita è perché se l'è cercato, se l'è voluto. E questo viene visto consolidato diverse volte, eh? Cioè, è proprio un qualcosa che pensano e che dicono. Ah, gli è capitato quello, ma se l'è cercato, se l'è voluto, ha trovato quella persona lì, se l'è cercata, se l'è voluta, sta con uno che bla bla bla. Questo è un po' un pensiero, vedi un po'. E comunque ti percepiscono anche e dicono che sei una persona con una spiritualità, non una grezza, diciamo. Ecco, questo è quello che emerge, diciamo, da questa prima stesa. Adesso facciamo uscire il Buddha, facciamo entrare la piramide, perché ha scelto la piramide. Quindi andiamo a riprendere le carte. Allora, vediamo di riprendere le carte. Andiamo a vedere cosa ci dice. Cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi? Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. Sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. Quindi utilizziamo gli arcani maggiori dei tarocchi. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. Ricordo che le letture sono valide nel momento in cui vengono viste, mai nel momento in cui vengono fatte. Allora, tagliamo, giriamo e andiamo a vedere. Allora, viene percepita come una donna, o dicono che
Emotivamente, sei un po' fredda, diciamo così, un po' algida. Qualcuno ti percepisce come una donna che non sa esprimere un po' poco la, come dire, non dico la femminilità, però la sensibilità femminile. Ecco, questo ovviamente però viene percepita e dicono che sei una donna fantastica sotto tantissimi punti di vista. Quindi la classica, insomma, donna da sposare, perché poi, ecco, diciamo, in quest'ottica non viene vista come una donna frivola, quindi emotivamente, che sa esprimere poco le emozioni, diciamo così, e quindi non una donna frivola e con caratteristiche molto, molto positive. Qualcuno dice che ti è capitato qualcosa di male, di sbagliato, che è stato, la vita è stata un po' in alcune circostanze ingiusta con te, con quello che ti è capitato, che ti è successo qualcosa, qualche tra virgolette ingiustizia che ti ha fatto soffrire e che non ti meritavi. Beh, cerchiamo di vedere un attimino, di approfondire con i Tarocchi Zen di Osho. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. Allora, tagliamo. Allora, diciamo che c'è una buona maturità. Hanno questa percezione, quindi che è un po' conforme anche a quello che dicevano prima, quindi ti vedono come una persona matura, come una persona che talvolta può avere un animo un po' confuso, diciamo, ma sicuramente come una persona matura, queste sono tutte le possibilità, con una persona che ha anche una sua stabilità, una sua centratura, non con una, come una che è instabile, diciamo così. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante. Approfondiamo ancora con gli oracoli dei registri akashici, e andiamo a vedere cosa ci dicono gli oracoli dei registri akashici. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Quindi mescoliamo, tagliamo e andiamo a vedere. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Allora, pensano che la chiave di molte soluzioni, quindi sei una persona pragmatica, una persona che comunque sa sbrigarsela, anche qua viene fuori che hai comunque come dire, sei, tra virgolette, in alcuni casi hai proprio una spiritualità, sei una persona con una sua spiritualità. Qualche volta qualcuno pensa che cambi un po' umore, che sei un po', come dire, magari sorridi, ma dentro sei triste, insomma, si viene percepita questa differenza tra ciò che manifesti e tra ciò che in realtà sei.
Bene, passiamo quindi alla stele, perché ho scelto la stele, facciamo uscire la piramide, facciamo entrare la stele e andiamo a vedere, facciamo uscire la piramide, facciamo entrare la stele e andiamo a vedere un attimino. Allora, ripristiniamo il tutto. E partiamo con i tarocchi, gli arcani maggiori dei tarocchi. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta, quindi partiamo con la stele. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. Mescoliamo. Allora, tagliamo, giriamo e vediamo un attimino perché ho scelto la stele. Allora, beh, molti dicono che hai toppato, cioè molti pensano che molti obiettivi che tu ti sei data non li hai raggiunti, quindi tendono a vederti un po' come una perdente, diciamo così, una che sì, ha voluto fare, eccetera, eccetera, ma non, poi alla fine non c'è riuscita. Questo viene la conferma, che non è riuscita a raggiungere le cose che si è prefissato di fare. Magari pensano che tu ti abbia detto, ma che in realtà poi non hai raggiunto quello che invece avresti voluto raggiungere. E qualcuno ha una visione di te un po' come una che ha perso del tempo, diciamo, ti dicono insomma, che hai sprecato il tuo tempo in cose, diciamo, inutili, hai passato, diciamo, hai passato il tempo a fare delle cose che non ti hanno prodotto nessun risultato, quindi di fatto, potremmo dire, appunto, hai perso, tra virgolette, del tempo. Approfondiamo usando ovviamente i tarocchi Zen. Vediamo cosa ci dicono in più i tarocchi Zen. Vediamo cosa ci dicono in più i tarocchi Zen. Tagliamo e andiamo a vedere che ci dicono in più i tarocchi Zen. Sì, diciamo che ti hanno visto un po' come ingabbiata. Qualcuno dice che appunto sei in gabbia, sei prigioniera probabilmente di cose che hai fatto e che non avresti dovuto fare, insomma. E infatti ti vedono afflitta, pensano che sei un po' frustrata, insomma, che probabilmente collegata al fatto che pensano che non hai raggiunto quello che volevi raggiungere, quindi pensano che stai soffrendo molto di questo e che sei probabilmente un po' troppo sensibile, ricettiva, diciamo, agli eventi e questo non ti porta dei vantaggi, dei benefici, ti rende un po' succube, diciamo così, degli eventi della vita. Ecco, dicono che non hai una grande forza d'animo, di resistenza. Vediamo un attimino che ci dicono gli oracoli dei registri akashici. Vediamo un attimino che ci dicono gli oracoli dei registri akashici. Mescoliamo. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. E ricordo che ovviamente ogni stesa è valida nel momento in cui viene vista, ma nel momento in cui viene fatta. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. Ti sei mai chiesta cosa dicono gli altri di te? Scegli una carta. Tagliamo. E andiamo a vedere che ci dicono gli oracoli. Ma sì, dicono che diciamo, dovresti essere meno
come dire, farti meno trascinare dagli altri. Dovresti tirare fuori la tua di personalità. Ti vedono però come una persona, diciamo, una persona per bene, una persona che segue i cicli della vita, non vieni vista come una persona che fa poi di fatto cose strampalate o fuori di melone, insomma. Da questo punto di vista viene detto qualcosa di positivo. E che, insomma, come se fossi in attesa di qualche cosa che deve avverarsi, insomma, come fossi in attesa di qualcosa che, di una legge, insomma, magari, non so se aspetti o il divorzio, una sentenza, qualcosa, qualcuno dice aspetta quello, aspetta quell'altro, insomma, questa è un po' la percezione che viene fuori da questa lettura, come se fossi in attesa di verdetto, in attesa di giudizio, in attesa di sentenza, insomma, da qualche aspetto, per qualche punto della tua vita. Bene. E per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica di nuovi video. Se il video ti è piaciuto, poi vuoi offrire un caffè al canale, diciamo così, sotto il video, come sotto tutti gli altri video, vedrai che c'è un cuoricino con un dollaro, puoi cliccare lì e offrire un caffè anche soltanto per simpatia al canale. Bene, e ti ricordo di seguirmi anche sulla pagina Instagram Massimo Tramasco Ufficiale su TikTok. Inoltre, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, il tastino abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti. Se non lo vedi con l'app del cellulare, puoi andare col computer e poi seleziona l'abbonamento che preferisci.